Ciao ragazzi, namaste. Innanzitutto iscrivetevi al canale. Secondo, mettete il pollice su, giù, destra e sinistra, tanto non fa differenza. Poi si vedrà. Buongiorno, ciao ragazzi e namaste. Faccio questo video perché ho una piccola osservazione. Emergenza coronavirus. Virus, limitate i viaggi. Ormai su tutti quei pannelli elettronici che mandano i messaggi sulla, adesso parlo della statale 36 che va da Milano a Sondrio, dappertutto è scritto limitare i viaggi. Però il motivo per quale faccio questo video è perché voglio sottolineare il fatto che tutti autisti, operai, lavoratori, quelli che guidano un piccolo camioncino e dietro è scritto edil, cemento, taglio cemento, non lo so che cazzo, muratori, sono tutti dei potenziali criminali, anzi no, sono criminali, guidano con quei cazzi di macchine velocissime, non lo so, dove cavolo vanno sempre di fretta, si puntano dietro e ti stanno dietro. Io andavo oltre il limite legale, tanto oltre il limite legale, loro stavano dietro con quei camion shell. Li guardavo nello specchio, proprio faccia da criminali, così. Dove cazzo vuoi andare? Edil, cemento, muratori, sicuramente sono frustrati. Ma che cavolo di lavoro è? Certo, senza di loro non esisterebbe. Di loro caput, non ci sono le case, non ci sono palazzi e non c'è neanche Bergamo, ragazzi. Non c'è Bergamo, minchia. Comunque la cosa è seria, come l'ho detto nei precedenti video, la cosa è molto seria. 460 morti. Minchia, ci sono guerre che non sono così tanti morti, ragazzi. Ma vi rendete conto? Ci sono guerre dove non erano così tanti morti, eh. Impressionante. Impressionante. Non so cosa dire. Un po' spaventato, io non sono uno che ha paura, ma adesso sono spaventato. La vita va avanti, si va a lavorare, poi si muore di coronavirus. Bella, bella cosa. La gente corre per andare a lavorare, a fatturare. Tanti non fatturano neanche per loro. Tanti vanno a fare gli schiavi per qualsiasi, per qualche rotto in culo, per qualche morto di fame, che si compra i macchinoni, che va a fare bella vita. Questi corrono. Operai corrono, lavoratori corrono, certo i padroni delle loro vite arrivano tardi al lavoro, beh, si svegliano con calma, fanno colazione, scorreggiano bene, sfotano l'intestino, cagano, non di fretta come noi che lavoriamo, cagano tranquillamente, leggono i giornali, noi non abbiamo tempo perché dobbiamo andare a fatturare.
Ecco. Così. Ma io dico noi, per non essere accusato di discriminazione. Perché magari io non faccio parte di quella categoria lì. Anzi. Delle pecore sindacaliste, io non faccio parte. Ma non lo so. Sai quanto mi piacerebbe fare un video allegro? Perché io dentro dentro sono una persona molto allegra. Sono una persona non positiva, giusta. Poi, giusta nel senso che io dico quello che penso, che sia giusto o non sia giusto, io sono giusto nella mia ingiustezza, per esempio. Cioè, e non sono un imbecille, io cambio spesso l'idea, io sono facile da convincere quando sbaglio. Non sono uno che si impunta, tiene fino alla morte sulla stessa idea, sulla sua idea, no, io sono flessibile, però nel momento in quale lo penso lo dico, motivo per quale sono stato, cioè ho una, niente, qualcuno mi ha detto che sono arrogante, megalomane, egoista, eccentrico. Tutte queste parole me l'ha detto una persona. Ma con tanta di quella sincerità che quasi quasi ho creduto, cavolo. Sì, nei momenti in quale io sento che devo essere così, sono veramente. Megalomane, eccentrico. Vabbè. Non lo so. Vai, ciao.